nel 2009 ed esce un altro vostro singolo, un altro bellissimo brano dal titolo Io e te. Vediamo il filmato. Da farvi sonora, voi avete partecipato a Sanremo nel 2008 e nel 2010, giusto? Sì. Ma chi vinceva la categoria delle nuove proposte? Solitamente l'anno dopo non tornava a Sanremo nella categoria dei big. Voi perché quell'anno l'avete saltato? Perché non era un brano, perché ci sono state delle questioni? No, siamo stati molto all'estero, tant'è che abbiamo fatto 3 mesi in Messico per promozionare l'album in spagnolo. E non avevamo nulla di pronto da presentare al Festival di Sanremo, quindi diciamo che partecipare ad un festival non avendo un album alla fine non... No, perché ci sono stati dei casi in cui le proposte che avevano tra i giovani che avevano vinto l'anno precedente non erano stati proprio volutamente ammessi. No, ma se non ci fossero stati gli impegni all'estero sicuramente avremmo lavorato prima al nuovo album proprio non c'era il tempo fisico e materiale per... Voi cantate in inglese, in spagnolo, in italiano, qualche altra lingua? per ora ci concentriamo a fare bene anche i prossimi progetti in italiano, soprattutto che la nostra lingua è anche in inglese. Magari. Complimenti. Allora, parlando proprio di Sanremo nel 2010, come ha detto prima Antonio, avete partecipato con questo brano che si intitola Baby, e c'era anche Edoardo Battaglia, vedremo prima.
accanto a te, lascia tutte le carezze sulle labbra aride. Sei un fuoco tra due specchi, una scia nel silenzio del cuore. E se sei sola, che non ti ho lasciata mai, quando il pianto è di una rosa, e per torto di chi sei, in un quadro senza voce, tu dipingi l'amore che io un po' meno fortunati, no? Però la canzone era bella. Come mai? Voi avete dichiarato che siete forse arrivati un po' meno concentrati? Ma più che altro abbiamo davvero avuto da Sanremo 2008 fino a Sanremo 2010 abbiamo davvero avuto un anno e mezzo talmente stressante tra viaggi che la gente non può immaginare, quindi probabilmente siamo arrivati un po' stanchi a quel festival, lo ammettiamo. Tra l'altro questa esibizione era anche venuta bene, però le altre prime due esibizioni di quel Sanremo non ci erano affatto piaciute. Più che altro eravamo un po' piatti e eravamo arrivati un po' stanchi al festival, quello sì. E circa queste esigenze di marketing di cui accennavate prima? Eravamo prima in camerino, ma più che altro qualche... sì, perché sai, quando esce un artista, poi tra l'altro noi avevamo avuto davvero un grandissimo successo con il primo album, visto che aveva venduto 120.000 copie, il successo all'estero, di conseguenza siamo stati davvero per un anno e mezzo spremuti all'inverosimile e comunque poi alla lunga tutto questo stress si sente. Si è fatto un po' sentire in questo festival. Bene, torniamo a Giorgio e Ricky. Allora, carino comunque che loro dicano queste cose che di solito si tengono nascoste. Molto carini, loro e molto bravi. Di maturità, insomma. Molto bello l'apporto di Dodi Battaglia, traduzione molto hendrixiana, molto bello, dai. Tanto una bellissima esibizione, infatti, molto carica. Però, come lui stesso dice, forse le prime, per quanto riguarda loro, non sono state. Sono perfezionisti, come sicuramente tutti l'aiuto di uno, infatti, come Dodi Battaglia, che ha un'esperienza alle spalle, ci ha aiutato notevolmente. Aiuta, sicuramente.